Ciao a tutti e benvenuti su Meryl's Kitchen, il canale dove si preparano ricette alla portata di tutti. Vi consiglio di iscrivervi per non perdere neanche una, compresa questa, la crostata morbida al cioccolato. Siete pronti? Andiamo! Iniziamo dalla base, fondiamo 120 g di cioccolato fondente a bagnomaria o al microonde e andiamo poi ad aggiungergli 120 g di burro ammorbidito tagliandolo a tocchetti. Mescolate mentre la cioccolata è ancora calda, in modo da amalgamare completamente il burro e il cioccolato. Teniamo da parte la cioccolata e passiamo a montare le uova. Ce ne serviranno circa 3 di medie dimensioni, o se preferite 155 g, da andare a mescolare con le fruste assieme allo zucchero, 95 g. Azionando le fruste alla massima velocità per 10 minuti, dovremo ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto possiamo unire il composto a base di cioccolato e di burro e continuare a mescolare a velocità media. Setacciamo direttamente nella ciotola 100 g di farina con 3 g di lievito. Gli ingredienti per la base sono terminati. Azioniamo di nuovo le fruste, mi raccomando iniziando a bassa velocità se non vogliamo creare un disastro, e aspettiamo di avere un composto bello cremoso e spumoso. Prendiamo uno stampo furbo da 26-28 cm di diametro, imburriamolo e infariniamolo e spargiamo la nostra crema di cioccolato all'interno. Livellatela meglio che potete aiutandovi con una spatola. Vi assicuro che questa si risulterà una base bella soffice e cioccolatosa. E ora in forno, 180 gradi per 30 minuti. Mentre la base si cuoce, noi prepariamo la ganache. Montiamo 200 ml di panna da montare già zuccherata. Mentre la panna monta, noi sciogliamo altri 250 g di cioccolato fondente a bagnomaria. Aggiungiamo la cioccolata fusa all'interno della panna montata, aiutandoci con una spatola e facendo movimenti dal basso verso l'alto molto delicati. Mettiamo un attimo in frigo e tiriamo fuori la torta dal forno che nel frattempo si sarà cotta. Ed ecco la nostra base cotta. Dobbiamo capovolgerla su un piatto da portata e lasciarla al contrario. Ci interessa proprio la cavità della torta, dove andremo ad inserire la ganache al cioccolato. Spargiamola e lisciamola sull'intera superficie, sempre aiutandoci con una spatola. Non vi resta che sbizzarrirvi con le decorazioni. Potete utilizzare anche della cioccolata al latte invece che fondente, se preferite, per questa deliziosissima e morbidissima crostata al cioccolato. Una vera delizia! Grazie come sempre per avermi seguito. Alla prossima videoricetta. Ciao!